Vuoi conquistare una donna? Iscriviti a un corso di seduzione. Ecco alcune cose che potresti imparare. Le ragazze non escono con chi ha la poste pay. Indossa eyeliner e camicia da poeta. Mira al sistema limbico. Impara il tuo codice fiscale a memoria perché le donne provano stupore se ricordi le cose. Se vuoi andare sul sicuro, provaci con una ragazza che ha un disturbo alimentare. Ma soprattutto, per farcela, devi entrare nel game. Non è uno scherzo, ma è quello che propongono guru online che vengono pagati per tenere lezioni di seduzione. Questi corsi hanno una lunga storia, mai come adesso però sono stati così popolari. Quella che una volta era una comunità sotterranea è diventata un'industria dal valore di più di 100 milioni di dollari. I costi delle consulenze sono alti, $250 per una telefonata, 500 per una seduta con video, per un corso completo si arriva anche a 2000 al mese, i workshop di una giornata stanno sui 700. I pickup artists, gli artisti del rimorchio, identificati come dating coach, sono un movimento di uomini il cui obiettivo è portarsi a letto più donne possibili. La comunità esiste e si sviluppa attraverso siti, vendita di libri e DVD, forum e gruppi, accademie, corsi a pagamento e club chiamati Tane. La Bibbia della community dei pickup artists è The Game di Neil Strauss. Il libro è rilegato in finta pelle a pagine dorate, un nastro di seta rossa, e ha venduto più di 2,5 milioni di copie. Ma la loro vera ascesa inizia nel 2007. Nonostante il centro di tutto siano le donne e come comportarsi con loro, spesso questi coach diventano un punto di riferimento in vari campi della vita, da come gestire i propri genitori ai rapporti al lavoro, fino ad arrivare a questioni più spirituali come cosa c'è dopo la morte. È un vero e proprio sistema di rieducazione. Di base, però, sono uomini che vogliono sedurre le donne, e va bene, ma sono anche uomini che vogliono sedurre donne manipolandole e facendole sentire insicure o pazze, e questo va un po' meno bene. I loro non sono i corsi di seduzione che si possono immaginare, ma una vera lotta di genere composta da tecniche finissime di rieducazione. Non compriamo un mazzo di fiori, ma impariamo a memoria tecniche di programmazione neurolinguistica misogine per sedurre donne deboli. Queste tecniche includono metodi per distruggere l'autostima di una donna, impostare trappole emotivamente manipolative per impedire alle donne di andarsene, fare pressioni sulle donne affinché cambino la propria personalità per diventare più compiacenti o sfruttarle finanziariamente per acquistare auto o case. Un esempio? Il negging, una delle tecniche più famose e controverse, è insultare una donna per minare la sua fiducia e farla sentire come se dovesse chiedere la tua approvazione. Grazie a complimenti ambigui tipo belle unghie sono vere, o sfidare una donna appassionata di crossfit dicendole che il crossfit è per le persone che non sono brave in nessuno sport. Per confondere le loro prede, non farsi leggere facilmente e spiazzarle agli appuntamenti, usano particolari accorgimenti estetici, cappelli vistosi, occhiali, eyeliner eccessivo e camicie da poeta. Tra le varie tecniche di rimorchio dei pickup artist ci sono tattiche che hanno lo scopo di eliminare la cosiddetta resistenza dell'ultimo minuto, che vorrebbero utilizzare per convincere una donna ad avere un rapporto sessuale anche dopo che ha espressamente detto di non volerlo. Tanto che alcuni pickup artist sono stati arrestati per molestie, istigazione al suicidio e atteggiamenti violenti nei confronti delle donne. Tra i più controversi c'è Julien Blanc. I suoi consigli di dating includono minacciare di ferirla, farle fare cose illegali, minacciare di segnalarla alle autorità, impedirle di trovare un lavoro, prendere i suoi soldi e umiliarla. Blanc è stato bandito dall'Australia, dalla Gran Bretagna e da Singapore. Un altro pickup artist controverso è Rouge B, che dal 2016 con il suo sito Return of the King, dove vieta a donne omosessuali di commentare, si sbizzarrisce scrivendo regole per gli adepti con titoli tipo 5 motivi per uscire con una ragazza con un disturbo alimentare e non lavorare per un capodonna. Il business dei corsi di seduzione degli Stati Uniti è arrivato anche qui in Italia. Ci sono varie accademie che propongono corsi e lavaggi del cervello per conquistare le donne. Dopo le lezioni teoriche, li portano in giro a mettere in pratica i loro insegnamenti in posti come un supermercato. Immaginate un gruppo di maschi che recitano frasi stereotipate a una mentre sta scegliendo uno yogurt. Non può finire bene. Anche le donne, però, stanno iniziando a consultare altre donne per essere iniziate alla manipolazione seduttiva. Il punto non è tanto come sedurre, ma come avere potere su di lui e fargli fare quello che vogliamo, come trasformarlo in un uomo di valore. Esistono due tipi di uomini, gli uomini di basso valore e quelli di alto valore. I primi hanno pochi soldi, nessuna ambizione e sono sprovvisti di buone maniere. Ti costringono a dividere il conto, rispondono in ritardo ai tuoi messaggi e propongono appuntamenti al parco. Gli altri sono onesti, leali, coerenti, offrono cene e viaggi ai Caraibi.
Il nome di questa rete di donne che si è costituita nel 2019 è Female Date Strategy. A colpo d'occhio le loro sembrano pagine scritte da donne per aiutare altre donne a navigare negli orrori dell'eterosessualità. Tra i board di Rosa Shocking c'è una selezione di meme, consigli e articoli su come superare la fine di una relazione, cose che puoi trovare scrollando il feed di un qualsiasi femminile. Ma basta aprire un link per accorgersi che non è così. Gli uomini devono essere valutati attentamente prima di decidere di averci a che fare. C'è un primo screening da mettere in atto. Bisogna rintracciare e stare attente ai maschi che fanno parte di siti e forum che si occupano di studiare e elaborare strategie per conquistare le donne. Cioè stare attente a esemplari di maschi che fanno la stessa cosa che fanno loro. Non bisogna uscire con nessun uomo con una malattia mentale o con chiunque abbia problemi di soldi. No alle avventure di una notte, aspetta almeno 3 mesi. E no agli uomini con il pene piccolo. Le donne dovrebbero stare alla larga da quelli che chiamano scroti inutili, cioè da quelli che vogliono solo portarle a letto, i fuckboys. Il disprezzo di FDS non si esaurisce a questi uomini. Hanno poco rispetto anche per le donne che chiamano pickmeishas. Donne disperate, schiave della cultura pick me, ovvero quelle che farebbero di tutto per farsi scegliere da un uomo. I pick-up artists nascono insieme alla ridefinizione dei ruoli di genere e prosperano grazie alla confusione di quegli uomini che sentono di non sapere più come comportarsi con una donna. I forum femminili reagiscono a questa nuova Bibbia del comportamento maschile con un'altra Bibbia, opposta. Ma questi forum femminili sono uguali a quello che combattono, ai pick-up artists. Entrambe le comunità considerano le relazioni eterosessuali come un premio finale che richiede strategie e giochi spietati. Entrambe odiano qualcuno. FDS, per esempio, assume una posizione moralizzante contro il porno, il BDSM, è transfobica e grassofobica. Entrambe le fazioni percepiscono il mondo come ingiusto, solo da due diverse prospettive, una a favore delle donne e una a favore degli uomini. Nessuna di queste comunità di delusi e deluse dalla società è interessata alle relazioni, alla vulnerabilità, a trovare davvero una persona. Il loro obiettivo è il controllo, la manipolazione e l'avanzamento personale opportunistico attraverso sesso e appuntamenti. Prima le donne che davano consigli di seduzione sui forum si opponevano a questo tipo di modelli comportamentali, proponendo una visione alternativa. Ora hanno deciso che è meglio giocare lo stesso gioco che hanno subito per millenni, di smettere di credere nell'amore, nell'empatia e nelle farfalle nello stomaco. L'illusione è quella di poter imparare a sedurre silenziando completamente la controparte. Maschi che insegnano a maschi come conquistare femmine contro femmine che insegnano a femmine come conquistare maschi. Il dialogo è azzerato a favore della costruzione di esseri mitologici con caratteristiche fantastiche. Pensare che i nostri comportamenti, soprattutto nelle relazioni, possono essere scriptati e regolati da una serie di supposizioni e formule magiche riduce l'incontro fra due persone a una guerra di posizione, eliminando rischio, sorpresa e la parte più interessante di un rapporto a due.